Allora, l'egiziano Andreani, questo colpo di scena che poi, insomma, era nell'aria, perché questa decisione di abbandonare la Lega e andare nel gruppo misto? Ho detto che è stata una decisione molto sofferta, ci è voluto naturalmente del tempo per metabolizzarla, però chiaramente è dovuta, diciamo, un po' alla delusione, che ho avuto, diciamo, in questi ultimi anni, da quella che è stata la gestione della fraternita, quindi il ritorno, diciamo, dei migranti come gestione della fraternita, e il fatto che naturalmente non ho avuto risposte dal mio partito su chi eventualmente all'interno ha dato l'ok per ripartire con questa procedura, e quindi questo ha segnato profondamente un po' determinati passaggi, e poi soprattutto anche perché naturalmente non c'è stato quell'amalgama con cui avevamo chiuso e iniziato naturalmente questa nuova amministrazione. C'erano degli aspetti positivi che ho ritenuto e ritengo positivi, che andavano preservati. Oggi manca, diciamo, un po' il collante, non sento più il partito su determinate decisioni, tant'è vero che poi, diciamo, le mie scelte personali le ho presentate sempre anche nella precedente legislatura, come ad esempio l'atto di indirizzo per quanto riguarda il Museo del Saracino, che ha sfociato poi nei colori della giostra. Attualmente, in questa nuova legislatura, ho proposto un cammino pedonale intorno alle mura della fortezza, quindi anche tutti quelli che sono gli aspetti, diciamo, di questa città, che sono stati votati completamente dall'Aula, quindi tutta l'Aula insieme ha dato l'ok per questi atti, ma poi soprattutto la delusione nel non vedere determinati passaggi, vedere l'allungamento di determinati progetti, e aver proposto anche delle alternative non ascoltate su qualche progetto che oggi è fermo. Ecco, lei imputa anche una mancanza di dialogo, di confronto da parte della giunta, nello specifico del sindaco. Lei addirittura in conferenza stampa ha anche imputato troppe assenze al sindaco. Da un membro che ha fatto parte fino a ieri della maggioranza, insomma, fa particolarmente rumore. Posso far parte anche oggi, mi sento parte della maggioranza, chiaramente logico, con un'anima un pochino più critica, ma non ho detto le troppe assenze, ho detto semplicemente che nell'occasione della presentazione di quello che è il rifacimento dei giardini del Porcinaio, quindi la riqualificazione dei giardini più la riqualificazione alla Cadorna, alla Piazza Fanfani, certamente era, ma non per me, come ho detto, per i cittadini stessi, per gli aretini stessi, vedere la presenza del primo cittadino sarebbe stata molto importante. Quindi politicamente forse si poteva agire in modo diverso, anticipando o posticipando determinati eventi. Poi gli impegni che uno ha, ce l'ha nella vita, non è che detto che debba, però determinati momenti cruciali che sono importanti per la città, secondo me, secondo il mio modesto opinione, ci vorrebbe la presenza. Lei adesso valuterà volta per volta che posizione prendere, sciolto ovviamente da quelli che possono essere i dettami del partito. Come ho detto e come ho riferito naturalmente nell'unico incontro che fu, mi sembra, a fine ottobre del 2022, non mi sento uno spingibottone, quindi questo è ovvio. E quindi valuterò naturalmente gli atti, cercherò naturalmente di avere, avrò un pochino meno fiducia e quindi valuterò un pochino più gli atti. Senta, l'ultima domanda è inevitabile. Questa decisione avrà ripercussioni all'interno della maggioranza dal punto di vista politico, della tenuta della giunta? Forse non lo so, logico, può essere un momento, ci sono già qualche problema, c'è perché dalle assenze di qualche gruppo all'interno del Consiglio, tanto ormai è di dominio pubblico, non dico una cosa nuova, e probabilmente qualche altro problema sicuramente può crearlo, su questo non ci sono dubbi.